Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Sì, lo so, oggi dovevamo fare il video del primo allenamento, ma purtroppo non è possibile perché il medico mi ha detto che devo stare a riposo. Sì, mi ha detto di stare a riposo perché praticamente domenica mentre io ero dopo pranzo mi sono messa a letto per riposarmi un pochettino perché mi sentivo un po' strana. E niente, mentre ero sul letto mi sono sentita una pressione nelle orecchie e nella testa fortissima. Allora mi sono alzata subito dal letto per andare in cucina dove c'era mia suocera, perché purtroppo King era al lavoro ed eravamo sole. Sono arrivata in cucina e vedevo tutto, che mi girava, avevo delle vertigini fortissime, non mi era mai successa una cosa del genere, ragazzi. Allora subito ho detto a mia suocera di chiamare mio marito perché mi sono spaventata davvero tanto, ragazzi, davvero tanto, non mi era mai successa una cosa del genere. Allora abbiamo chiamato subito mio marito, poi è arrivato a casa e mi voleva portare in ospedale, solo che io gli ho detto non ce la faccio a scendere e salire in macchina, io svengo, conviene chiamare l'ambulanza. King, conoscendomi, dice: come l'ambulanza? Tu che sei negata di medicine, non vuoi prendere medicine, vuoi chiamare l'ambulanza? Ha pensato, allora dice: allora sta vero male. E abbiamo chiamato subito l'ambulanza. Quando i ragazzi sono arrivati, mi hanno detto che mi portavano al policlinico. Siccome io il policlinico ho sempre sentito parlare male di questo policlinico e noi ci siamo sempre trovati bene al civico, gli dicevo ai ragazzi: no, per favore portatemi al civico, portatemi al civico. No, signore, il civico è un macello, c'è confusione, la dobbiamo portare al policlinico. E vada per il policlinico. E siamo andati al policlinico. Arriviamo al policlinico, ragazzi, al pronto soccorso. Ho aspettato 4 ore, ragazzi, 4 ore e nessuno che mi dava una mano d'aiuto. Io gli dicevo a mio marito: per favore, amo, chiamali, diglielo, diglielo che almeno mi fanno il prelievo del sangue per capire cos'è che ho, perché io vado a peggiorare, non miglioro di niente stando qua seduta nella barella. E niente, 4 ore, nessuno che mi dava una mano d'aiuto. Ho buttato le budella perché ho vomitato tutti i succhi gastrici che potevo avere nella mia pancia. Niente, ragazzi, sono stata malissimo per tutte queste 4 ore. Dopo 4 ore, fortunatamente mi chiamano e vogliono spiegato cos'era successo. Quando io ho detto quello che era successo, mi hanno detto: signora, subito dobbiamo fare una flebo. Mi hanno messo la flebo, io non riuscivo a tenere gli occhi aperti. Ogni movimento che facevo, anche per mettermi la mano sopra la testa, ragazzi, mi girava tutto e vomitavo di continuo, non riuscivo a fermarmi. E dopo che mi hanno messo questa flebo, ho aspettato non so quante ore, quante altre ore, e ho iniziato ad aprire gli occhi e non mi girava più la testa. E già dicevo: meno male, già mi stanno aiutando. Perché io pensavo: sto morendo qua al policlinico, mi faranno morire, perché ho sempre par sentito parlare male del policlinico. Adesso vi farò vedere delle immagini di come mi sentivo io, vi farò vedere de degli spezzoni, ecco. Sì, ragazzi, sono stata malissimo, pensavo di morire, veramente. E invece vi devo dire che
dopo che è finita la flebo, mi sono ripresa. Mi hanno fatto tutte le visite immaginabili, proprio tutte le visite che si possono immaginare. Mi hanno fatto fare quello dell'udito. Sono andato dal neurologo, mi hanno fatto fare la visita del neurologo. Tutto, mi hanno fatto la TAC subito, esami del sangue subito. La prima cosa che hanno fatto sono stati gli esami del sangue, la TAC, cosa che non mi aspettavo. Ho trovato veramente dei medici eccezionali. E bravissimi, dal primo all'ultimo, dai ragazzi dall'ambulanza fino all'ultimo che è stato il neurologo. Sì, mi sembra di sì. Tutti bravissimi. Quindi, ragazzi, se sentite parlare male degli ospedali, prima dovete vedere chi c'è. Perché non è l'ospedale, ragazzi, e dipende i medici che trovate. E io devo dire che sono stata fortunatissima a trovare dei medici bravissimi, veramente. E adesso devo fare altre due visite, una è per le cervicali e l'altro è per tutta la bocca, perché mi hanno trovato i globuli bianchi un po' alzati, quindi c'è una piccola infezione e dobbiamo vedere dov'è questa infezione. Comunque devo fare quella delle cervicali, perché a quanto pare sono state le cervicali che mi hanno fatto stare così male. E siccome mi può ricapitare, devo stare a riposo e devo fare questa visita per le cervicali per vedere cosa mi dicono, cosa devo prendere, perché se mi succede di nuovo, ragazzi, infatti sto sempre con il collo ferma, tesa, cerco di non girarmi troppo perché ho avuto davvero paura, ragazzi. Ho avuto davvero paura. Quindi, ragazzi, un pochettino di pazienza, fatemi fare queste visite, mi metto in sesto e inizieremo a fare i video di allenamenti. Ok, ragazzi, adesso vi saluto e spero che questo breve video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, sapete quello che dovete fare. E mi raccomando, ragazzi, noi ci vediamo sempre lunedì, mercoledì e il venerdì al solito orario, alle ore 18. Ok ragazzi, ciao, ricordatevi che vi voglio tanto bene, ci vediamo al prossimo video, ciao!